Buongiorno a tutti e a tutte, sono Alessandro Sarretta e sono qui in veste di coordinatore nazionale di OpenStreetMap, la conferenza organizzata da Wikimedia Italia. Le voci che avete sentito prima, penso fosse Francesca, che hanno aiutato a confezionare il webinar, che è uno di alcuni webinar che verranno fatti in questo periodo. E anche, come diceva prima, sarà registrato e condiviso nel canale YouTube di Wikimedia Italia. Allora, provo subito a condividere lo schermo, sperando che funzioni bene come prima. Eccoci qua. Vedete la presentazione? Sì, funziona, tutto a posto. Allora, fatemi fare un solo passaggio per lanciare la presentazione a pieno schermo, così si dovrebbe vedere tutto. Allora, chiedo un'ultima conferma se vedete tutto a schermo intero. Sì. Perfetto, grazie. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. Alcuni li conosco di persona, delle persone che ho visto che si sono connesse, altre solo via mail o via Twitter, e altre probabilmente non li conosco ancora. Comunque mi fa piacere che vi siate iscritti a questo webinar che, come vedete, riguarda OpenStreetMap e l'uso di OpenStreetMap a supporto della gestione dell'emergenza coronavirus. Non voleva essere un titolo pretenzioso, è semplicemente come si può utilizzare OpenStreetMap in questo momento, in questo contesto, per inserire informazione, contribuire a creare dell'informazione a supporto anche dell'emergenza coronavirus, per arricchire quindi le informazioni geografiche anche in questo contesto emergenziale. Allora, cosa parleremo oggi? Sarà una presentazione, io ritengo, spero di stare una mezz'oretta di presentazione e dopo lascerei spazio a delle domande che quindi potremo fare interattivamente nel webinar. Una presentazione con una piccola introduzione a OpenStreetMap. Io non do conoscenze per scontate su OpenStreetMap, quindi faccio un'introduzione di base, alcuni accenni su come fare i primi edit in OpenStreetMap, e alcuni esempi molto semplici di come editare elementi in OpenStreetMap a supporto dell'emergenza coronavirus, con alcuni esempi che vedete principalmente in relazione alle consegne a domicilio, che era un elemento che in queste ultime settimane è stato discusso e sviluppato un po' in vari contesti. È una presentazione che non è una guida passo passo e nemmeno una cosa molto ampia. Spero che possa essere la prima a dare degli spunti a qualcuno, magari essere seguita da altre, non necessariamente fatte da me, ma che possono arricchire la presenza anche online di guide relative a OpenStreetMap in italiano e anche dei momenti di interazione con persone più o meno nuove nel mondo OpenStreetMap. Se per caso sentite, aggiungo anche questo, dei rumori di fondo, è un contesto familiare, quindi abbiate un attimo di pazienza. Spero che sia la connessione e sia l'infrastruttura Jitsi funzionino, e spero che sia interessante. Allora, cos'è OpenStreetMap? Partiamo da zero, anche se so che probabilmente alcuni di voi lo conoscono e lo usano già, però parto con una premessa che è abbastanza comune. Spesso si paragona OpenStreetMap come l'alternativa open, aperta di Google Maps. Non è solo quello, può esserlo, per certi versi lo è, ha delle funzionalità che diciamo duplicano o sostituiscono o possono permettere di non utilizzare Google Maps, ma l'alternativa open. Ma forse il paragone un po' più ampio è quello che OpenStreetMap corrisponde un po' alla Wikipedia delle mappe. Quindi, come Wikipedia si possono editare, aggiungere informazioni come in un'enciclopedia dove tutti contribuiscono a creare delle voci enciclopediche, in OpenStreetMap invece chiunque può contribuire con certe regole a creare una mappa del mondo accessibile a chiunque. E tre principi, tre cose principali
collegate al mondo OpenStreetMap, è basato su una conoscenza locale, cioè c'è un'enfatizzazione al contributo di persone che conoscono il territorio in cui vivono e lo arricchiscono con informazioni geografiche da inserire in OpenStreetMap. Ovviamente si può contribuire sia attraverso la raccolta di informazioni con tracce GPS o andando a mappare sul campo e riportando sul computer le informazioni, oppure anche semplicemente dal proprio computer di casa utilizzando delle immagini satellitari o aeree anche in zone che non sono quelle in cui si vive, ovviamente. Però c'è una forte componente locale, così anche c'è una forte componente relativa alla comunità, le persone che vivono in una certa area, quindi di nuovo la conoscenza locale, si organizzano o comunque contribuiscono in modo aperto, ma collaborativo, alla creazione della mappa e questa comunità è molto ampia tra persone volontarie che si interessano alla propria realtà molto locale, a professionisti del GIS, a aziende, grosse aziende che lo fanno anche per scopi commerciali. E il terzo punto si collega a questo, cioè il fatto che, al contrario di Google e di altre piattaforme che forniscono informazioni cartografiche, i dati contenuti in OpenStreetMap sono dati aperti, hanno una licenza aperta che è l'ODBL, con certe condizioni, che permette di contribuire e di riutilizzare i dati inseriti in OpenStreetMap in modo pieno, aperto, e per qualunque scopo, anche scopo commerciale. È un database OpenStreetMap, quindi ci sono i dati, e anche se c'è una mappa di default, che è quella che si trova all'indirizzo web www.openstreetmap.org, e questa è la mappa di OpenStreetMap, come penso chi lo conosce è abituato a vederla, e quindi con un'informazione che appare con una visualizzazione di default. Qui non approfondisco, ma esistono molte visualizzazioni extra, diciamo così, che permettono di enfatizzare, per esempio, le informazioni relative alle montagne, alle piste ciclabili, all'accessibilità degli elementi. Quindi il database sotto è unico, la visualizzazione può essere differenziata a seconda degli obiettivi e degli interessi. In Italia OpenStreetMap è abbastanza sviluppato. Questa è una mappa che fa vedere la densità dei nodi di OpenStreetMap, dove è più luminoso ci sono più informazioni, più elementi mappati, e, tanto per dare un'idea di come si possono fare visualizzazioni anche molto specifiche sulle informazioni contenute nel database. C'è una comunità OpenStreetMap in Italia, c'è Wikimedia Italia che è il chapter, il riferimento locale per OpenStreetMap Foundation in Italia, che è l'associazione, l'ente, diciamo, che coordina OpenStreetMap in tutto il mondo. In Italia Wikimedia fa le veci a livello nazionale, e ci sono molti utenti più o meno attivi. Adesso queste sono delle statistiche aggiornate a oggi, ci sono 150-200, adesso siamo un po' in calo perché probabilmente c'è molta meno attività di mappatura sul campo in questi giorni, ovviamente. Comunque c'è una comunità di utenti costanti, e alcuni vanno, alcuni vengono, alcuni editano con costanza, altri meno, che contribuiscono a inserire informazioni in OpenStreetMap. Un accenno a chi lo usa: non è solamente un gioco di appassionati volontari che inseriscono informazioni geografiche, ma ci sono ditte come Facebook che utilizzano OpenStreetMap. Magari non se ne accorge immediatamente perché è un po' nascosta, ma le mappe che vedete in Facebook, se ci cliccate sopra e cliccate sulla in basso a destra, sono basate su dati OpenStreetMap. Quindi è una delle visualizzazioni possibili integrate da Facebook nei loro sistemi. Un altro accenno di una realtà italiana istituzionale come Istat, che sta facendo delle tecniche sperimentali di integrazione dei dati OpenStreetMap per esempio l'indicatore di incidentalità. Ho tenuto questa slide con una sottolineatura che dice che non è stato ancora istituito un catasto strade nazionale armonizzato e sistematico, per evidenziare che spesso OpenStreetMap è utilizzato anche in sostituzione di informazioni geografiche autorevoli,
perché spesso non c'è quell'armonizzazione necessaria, per esempio, per avere un'immagine, un'informazione a scala nazionale. Come funziona in due parole o tre? Bisogna registrarsi per poter editare in OpenStreetMap, non per visualizzare, ma per editare sì. Ogni utente registrato può apportare modifiche e non ci sono filtri preventivi. Cioè, se un utente modifica qualcosa e salva, questo va direttamente sulla mappa del mondo in qualche decina di secondi, qualche minuto, ma entra nel database. E questo nel bene e nel male, perché come possono succedere degli errori, oppure degli utenti inesperti possono compiere degli errori, o come possono esserci anche dei vandalismi, in realtà ogni utente anche può contribuire in modo positivo alla qualità della mappa, controllando che le informazioni che vengono aggiunte da persone nuove siano di qualità e controllando che non ci siano dei macro errori o che vengano effettuati dei vandalismi sulla mappa. In questo modo si può correggere molto velocemente, come succede in Wikipedia, eventuali errori della mappa stessa. Anche qui, molto molto schematicamente, OpenStreetMap contiene degli elementi definiti geometricamente come nodi, percorsi, way, e relazioni. I nodi sono dei punti che compongono anche linee e aree, le way sono linee o aree, linee chiuse che formano delle aree, e ci sono delle relazioni che mettono insieme cose diverse nel database. E ogni elemento, come può essere una casa, che è una linea chiusa, o una strada, che è una linea aperta, o un negozio, che può essere identificato con un punto, hanno dei tags, delle etichette che lo descrivono con delle coppie chiave e valore, per esempio edificio uguale residenza, oppure negozio uguale panificio. Delle cose del genere, tutto in inglese in realtà. Quindi se vedete in quei link lì, avete delle pagine che descrivono in dettaglio come si descrivono tutti gli elementi geografici che vanno in OpenStreetMap. Ecco, questo, i wiki di OpenStreetMap, è il riferimento per poter capire il linguaggio che utilizza OpenStreetMap. È un linguaggio libero, quindi ciascuno può arricchire anche la semantica del database con delle proprie invenzioni, ma è controllato e comunitario, quindi i wiki è il luogo dove si discute, si descrive e si deve controllare come vanno mappati i vari elementi geografici. Allora, la base è che prima, ovviamente non lo facciamo adesso live, se qualcuno non ha mai editato, non vi chiedo di andare adesso a registrarvi, a editare, però qui vedete a questo link come un nuovo utente si deve registrare, classico form, email, indirizzo, password, e dopodiché si può loggare all'interno del portale openstreetmap.org, e quando un utente è registrato e loggato, in alto a destra avrà il suo username e eventualmente l'identificativo anche della foto, e potrà incominciare a editare con il tasto edit. Quindi quando andrete, o quando andate usualmente sul sito openstreetmap.org, potete visualizzare la mappa navigare la mappa, oppure se volete inserire o correggere delle cose, schiacciate edit e fate degli edit, dopo lo guardiamo. ID, che è l'editor di default che trovate nell'interfaccia di openstreetmap.org, non è l'unico editor. Se cliccate in quella freccetta di fianco a edit, vedete che ci sono delle altre proposte, che però sono un po' più tecniche, anche se più avanzate. Gli utenti più esperti usano per esempio JOSM, che è un editor desktop che si installa sul vostro PC e che permette di fare, ha delle funzionalità molto più integrate, quindi di solito utilizzato da utenti più esperti. E veniamo all'argomento di oggi, diciamo, decliniamo OpenStreetMap con dei concetti che possono probabilmente aiutare alcuni supportare in qualche modo l'utilizzo dei dati anche all'interno dell'emergenza del coronavirus. E di cosa stiamo parlando? Molto semplicemente degli elementi utili, come le attività commerciali che in questo periodo hanno attivato dei servizi di consegna a domicilio per persone in difficoltà o per anziani, e ci concentreremo con un esempio espressamente su questo. Oppure farmacie, che sono aperte solitamente, ma tanto più anche in questo periodo possono essere importanti per sapere dove andare se si hanno dei problemi. I numeri civici che sono coperti in Italia a macchia di leopardo, quindi
in alcune zone sono già state inserite, molto dettagliate, in alcune zone non ci sono, possono essere un'informazione molto importante per, in caso di emergenza, e vengono utilizzate, OpenStreetMap viene utilizzato anche da, in alcuni casi, dalla Protezione Civile o dalla servizio, dal numero unico dell'emergenza 112, proprio perché dove presenti i numeri civici sono molto precisi e dettagliati, quindi possono essere a supporto anche di trovare e della esigenza di trovare attività, persone, indirizzi all'interno del territorio italiano. Oppure l'inserimento di altre attività commerciali che attualmente magari sono chiuse, ma quando speriamo finirà in fretta questa emergenza, si potrà cercare di supportarle anche rendendole accessibili e visibili alla più ampia platea possibile. Allora, adesso veniamo un po' all'argomento specifico. Partiamo da le consegne a domicilio. È nato un po' da alcune discussioni che sono create nella mailing list di OpenStreetMap, e è un'idea, siccome le persone non si possono muovere facilmente, non si devono muovere, e alcune persone non hanno possibilità di muoversi facilmente per andare a fare acquisti, la mappatura delle esercizi commerciali e delle attività che eseguono consegne a domicilio può essere molto importante. In questo caso l'obiettivo è di mappare quelle attività che, d'accordo con i comuni, sono inserite in delle liste che per questa emergenza espressamente hanno reso disponibile una consegna a domicilio. Quindi non sono le attività che di solito fanno già consegna a domicilio, ma sono quelle che sono state selezionate dai comuni stessi in modo da supportare le persone in questa emergenza. In OpenStreetMap, parlando di metadati, diciamo, che descrivono l'informazione geografica, un'attività che fa consegna a domicilio si descrive con il tag, con la chiave delivery e con di default il valore yes. Quindi scrivere in un nodo, per esempio, delivery uguale yes, significa che quel negozio fa consegna a domicilio. Questo, diciamo, è il linguaggio di base. Accenno alla procedura, diciamo, che si è attivata in queste ultime settimane. Alcuni esempi di iniziative comunali che hanno attivato nello specifico una lista di esercizi che fanno consegna a domicilio sono quelle che vedete lì, sono quelle che ho trovato io, ce ne saranno credo moltissime, se non in tutti i comuni c'è il link a ciascuna di esse, e da quelle sono state create, inserendo dei dati in OpenStreetMap, delle mappe, in questo caso in UMAP, che è un altro strumento dell'ecosistema OpenStreetMap, che sfrutta i dati OpenStreetMap, per queste città, per questi comuni, nel quale è possibile visualizzare l'icona e avere informazioni sul numero di telefono da chiamare per quella specifica attività. Quello che volevo fare... come si fa? Ecco, il flusso di lavoro per una persona che è un po' nuova di questo mondo deve essere comunque abbastanza rigoroso, perché le informazioni che si inseriscono in OpenStreetMap devono essere più possibile precise e documentate e verificabili possibile. Quindi si parte da trovare una fonte di dati attendibile. In questo caso potrebbe essere, anzi è stato un po' per tutti gli esempi che ho fatto prima, il sito del comune in cui c'è un elenco di attività. Individuare l'attività che si vuole aggiungere, se ne seleziona una e si dice ok, vediamo se c'è o se posso arricchire questa informazione. Approfondire informazioni sulla posizione e dettagli, nel senso che spesso le liste hanno un indirizzo e con un numero civico, però magari in OpenStreetMap non è mappato o è mappato in modo impreciso. Si possono anche guardare se per quell'attività esistono dei siti web con dei riferimenti al numero di telefono, l'email per cui chiedere maggiori informazioni. Se non è già presente in OpenStreetMap, si inserisce poi, quindi point of interest, punto, per esempio, che rappresenta la posizione dell'attività, si correggono, si integrano i tag se invece l'attività è già presente, e selezionando i tag opportuni, dopo ne parliamo, si salva in OpenStreetMap commentando il change set. Dopo vediamo l'esempio, ma è molto importante in OpenStreetMap che ogni operazione di editing nel database sia descritta da un piccolo una frase, due frasi che dicono cosa si è fatto.
e magari anche con i riferimenti da dove si sono inseriti i dati. Adesso vorrei fare un esempio, quindi vediamo se riesco a uscire da qui e andare a partire sfruttando proprio quella lista di cose da fare che vi ho fatto vedere nella slide precedente. Quindi, ad esempio, il Comune di Padova ha fornito questo elenco di attività divise nei quartieri che forniscono una spesa a domicilio. Proviamo quindi a utilizzare come esempio il negozio Angoli di Mondo, sito in Riviera Tito Livio 46 a Padova. Copiamo questa informazione, ci spostiamo quindi nell'interfaccia della pagina principale di OpenStreetMap e possiamo utilizzare il box in alto a sinistra con cui è scritto Search per fare una ricerca dell'indirizzo sulla mappa. Se copiamo l'indirizzo completo Riviera Tito Livio 46 Padova e clicchiamo su Go, vedete che vengono mostrati alcuni indirizzi, tra cui un negozio di biciclette in Riviera Tito Livio, un taxi e la strada residenziale Riviera Tito Livio. Non c'è il numero civico 46, quindi c'è un punto che individua la tratta stradale Riviera Tito Livio, quindi non c'è quell'informazione inserita. Conoscendo l'area, so che il negozio Angoli di Mondo si trova in questo edificio qui, proprio di fianco alla galleria Tito Livio, e provo ad andare in edit quindi per inserirlo. Si carica l'interfaccia di editing di OpenStreetMap, che quindi passa da visualizzazione alla reale possibilità di modifica. Se zoomiamo in quest'area qui, che so essere quella in cui si trova il negozio Angoli di Mondo, vediamo che in realtà Angoli di Mondo è già presente con un punto, è localizzato però nell'area sbagliata, è in mezzo alla strada, diciamo così. Qualcuno ha mappato questo negozio nel posto sbagliato senza informazione relativa all'indirizzo. Vedete che qui a sinistra c'è un pannello con le varie informazioni, è uno shop, quindi è un negozio. Di che tipo? Fair trade, quindi vende prodotti ecosolidali, e ha solo queste informazioni, il nome e il tipo di negozio. Manca appunto l'indirizzo. Poiché so che si trova qui, posso semplicemente cliccare sul punto, trascinarlo e posizionarlo nello spazio, nel luogo in cui si trova. In questo caso si semplifica la presenza di un negozio che è un'area con un punto. A questo punto possiamo aggiungere informazioni utili. Innanzitutto l'indirizzo, vedete che qui c'è un box predefinito che aiuta ad aggiungere gli indirizzi in OpenStreetMap, quindi la strada vi presenterà le strade più vicine, Riviera Tito Livio, numero abbiamo detto 46. Si possono aggiungere anche l'indirizzo postale e la città, in questo caso è Padova, indirizzo postale. Andiamo a vedere nella scheda del Comune di Padova, c'è anche il numero di telefono che posso copiare e inserire in un campo apposito, che per esempio può essere phone. Si aggiunge un nuovo campo con la più, vedete che si è aggiunta una nuova linea alla lista di tutti i tag presenti. Se scrivo phone c'è un'autocompilazione che suggerisce i tag, anzi le chiavi basate sui caratteri che avete scritto, quindi seleziono phone, copio l'indirizzo e in questo modo abbiamo inserito le informazioni presenti nella lista fornita dal Comune di Padova. E cosa posso fare di più? Aggiungere le informazioni relative al delivery. In questo caso nella presentazione trovate una modalità di tagging, un esempio di dettaglio di tagging, quindi che oltre agli elementi e i tag di base come nome, indirizzo e tipo di negozio, per il COVID, per la consegna a domicilio, utilizziamo un tag specifico che riguarda il delivery. Il tag generale per la consegna a domicilio in OpenStreetMap è delivery uguale a yes. In questo caso l'abbiamo modificato sulla base di una proposta che vedete linkata nella presentazione, con un subtag COVID-19,
Quindi delivery, due punti, COVID-19 uguale yes. In questo modo l'inserimento e l'eventuale modifica a fine dell'emergenza, informazione relativa alla consegna, può essere modificata. Infatti molti negozi hanno aggiunto i servizi di consegna esplicitamente ed espressamente per questa emergenza e magari non ce l'hanno in generale. Quindi qui, sempre con una nuova aggiunta, aggiungiamo delivery, due punti, COVID-19 e come valore mettiamo yes. Un'ulteriore informazione può essere aggiunta con un tag descrittivo. Quindi, e questo, anche questo è documentato nella presentazione, delivery description IT. Copio questo testo di esempio che avevo inserito, quindi delivery, un altro subtag che specifica una descrizione di come viene attuata la consegna o perché c'è quel tipo di consegna, quindi description. Due punti T significa che è in lingua italiana questa descrizione, potrebbe esserci anche in altre lingue, e aggiungo. Attivazione servizio a domicilio di generi di prima necessità per Covid-19. Quindi anche in questo modo specifico il motivo di questo tipo di delivery. Cos'altro possiamo aggiungere? Informazioni che per esempio sono con una ricerca in internet si può trovare l'indirizzo web di Angoli di Mondo e si può aggiungere con per esempio website, un'altra chiave, website. E si compila l'indirizzo web. In questo modo, se uno raggiunge questa informazione, potrà cliccare sul link dell'indirizzo web di Angoli di Mondo e ottenere maggiori informazioni. A questo punto è possibile caricare le informazioni veramente all'interno del database OpenStreetMap. Questo si fa salvando gli edit. In alto a destra c'è un pulsante che vi fa vedere quanti elementi sono stati modificati, in questo caso uno, che è il punto, e si clicca su Save e vi viene suggerito di commentare i changeset, cioè le vostre modifiche alla mappa, ed è buona norma farlo in modo descrittivo, in modo da mostrare cosa si è modificato e anche aggiungere delle informazioni che permettono di ritrovare modifiche fatte per lo stesso scopo in modo semplice. In questo caso si può aggiungere, per esempio, aggiunti dettagli relativi alla consegna a domicilio attivata per l'emergenza Covid-19. Abbiamo in realtà anche spostato aggiornata la posizione del negozio o modificata posizione del negozio, aggiunti i dettagli relativi a consegna a domicilio. Come vedete, si può utilizzare anche un hashtag, in questo caso COVID-19, che viene riconosciuto come un elemento filtrante. Quindi, se ci sono molti changeset modifiche su OpenStreetMap con un hashtag uguale, possono essere collezionate e anche analizzate in modo più semplice. È utile aggiungere anche un elemento source, cioè caratterizzare qual è la fonte di informazione che ha permesso di fare questi edit in OpenStreetMap. Può essere local knowledge, come in questo caso ho conoscenza del territorio, quindi ho spostato la posizione del negozio Angoli di Mondo in quell'area, o anche le informazioni riguardanti il numero di telefono da cui sono partito sono quelle del sito web del comune di Padova, e quindi aggiungo anche questa informazione che descrive meglio da dove ho tratto le informazioni per modificare i dati in OpenStreetMap. A questo punto faccio l'upload e i dati sono entrati nel database. Dalla visualizzazione di edit posso tornare cliccando qui a quella in visualizzazione. E tra alcuni secondi, minuti, dipende dall'intasamento del server, e si può fare il refresh della pagina e si vedrà che il negozio Angoli di Mondo è stato spostato e ha le nuove informazioni relative
al sito web, al tag delivery, al numero di telefono e all'indirizzo, quelle che abbiamo inserito. A questo punto torniamo alla presentazione e riguardiamo nel dettaglio quali sono le informazioni da inserire in un header generale, ma anche in questo caso specifico per le consegne a domicilio. Ci sono dei tag di base, e come il nome, l'indirizzo, il tipo di negozio, il tipo di elemento che si inserisce. Dei tag specifici per la consegna, abbiamo visto il delivery COVID-19 o la descrizione relativa al delivery, e poi ci sono altri tag che possono essere aggiunti a corredo di tutti gli altri. Mi raccomando, ricordatevi di commentare Chainset in modo descrittivo e magari di aggiungere in questo caso un hashtag COVID-19 in modo da tracciare le informazioni anche per a posteriori per un'analisi di queste modifiche. Si possono aggiungere, come dicevo anche prima, informazioni riguardo al telefono, website e ricordiamoci di commentare Chainset con informazioni pertinenti e volendo, se si tratta di un contesto particolare, di un hashtag che descriva quel contesto. E ho lasciato nelle slide anche il link all'articolo in cui avevo descritto come creare una mappa con UMAP, non ne parliamo in questo webinar, che è un altro strumento che permette di creare facilmente delle mappe interattive e che quindi si basa su alcune delle informazioni che ho approfondito quest'oggi. C'è il link all'articolo lì. Un accenno a altri elementi che possono essere mappati con facilità e quindi arricchire di informazioni utili la mappa. Per esempio le farmacie. Si sta discutendo nella mailing list OpenStreetMap anche italiana in questo periodo l'utilizzo dei dati dei ministero che riguardano le farmacie per dettagliare le informazioni e per inserire farmacie che magari mancano nella mappa. In OpenStreetMap il tag da utilizzare è amenity uguale pharmacy. Se andate al link lì capite anche la ricchezza delle informazioni che possono essere aggiunte. Per esempio, dispensing. Yes o no fa la differenza tra le farmacie e le parafarmacie, faccio semplifico, cioè dove si può andare con la ricetta e dove può essere prescritto, scusa, un farmaco, invece dove non è possibile. E magari questo sarebbe bello fare un webinar apposta perché si sta discutendo come importare il dataset delle farmacie del Ministero e si sta lavorando per pulire queste informazioni prima di importarle in OpenStreetMap. Però un lavoro che può essere fatto da chiunque, se uno conosce la farmacia del proprio quartiere, della propria area, può controllare se in OpenStreetMap c'è e magari aggiungere dei tag importanti per arricchire l'informazione. Così come i numeri civici, l'indirizzo con il numero è un'informazione di base utile per qualunque cosa, e anche in caso di emergenza. Spesso non ci sono, anche qui ci sono dei dati, che i comuni o le regioni a volte pubblicano con delle incompatibilità di licenze che sono da gestire in un certo modo, ma chiunque di noi può, aggiungere il proprio indirizzo, per esempio, con le chiavi e i valori che sono descritti sulla wiki di OpenStreetMap a questo link, o anche quelli della propria via in modo abbastanza semplice, anche senza uscire a mappare, cosa che adesso appunto non si può fare. Vi aggiungo anche questa informazione che magari è utile soprattutto per le attività commerciali, per promuovere la propria attività commerciale o per indicare, per aggiungere in OpenStreetMap dei bar, dei negozi, dei ristoranti anche che voi conoscete. C'è un'interfaccia abbastanza semplice in questo sito, nella quale si naviga sulla posizione di interesse. Si aggiungono, è un form semplificato in pratica di quello che si può fare comunque all'interno dell'editor più complesso che vi ho fatto vedere prima. Si aggiungono informazioni semplificate sul nome, la tipologia, il numero di telefono, l'accessibilità. Vedete che qui sotto c'è anche uno spazio per la consegna, quindi quel delivery. E poi si carica in OpenStreetMap. È un form semplificato che non richiede la registrazione, quindi può essere anche consigliato a chiunque abbia un esercizio commerciale o voglia contribuire in modo agile, perché non inserisce l'elemento direttamente in OpenStreetMap, ma crea una nota che poi, in quel punto, con quei tag, che qualunque mappatore più esperto vede, può vedere e quindi può inserire in modo più completo. Quindi è una possibilità
modalità semplificata per aiutare le persone a inserire facilmente informazioni su OpenStreetMap. E finisco con una slide su dove si possono ottenere maggiori informazioni. Ho delle varie guide che esistono, ho inserito il link a questo Learn OSM, OpenStreetMap, in italiano, ma ci sono anche in altre lingue, e contiene un sacco di informazioni utili per iniziare a esplorare questo mondo. C'è la mailing list, la lista delle mailing list globale e anche il link alla mailing list italiana, Talkit, nella quale si discutono cose generali, cose molto dettagliate e complesse, cose molto invece partecipative, quindi è un buon canale per conoscere chi ci lavora in Italia, e il gruppo Telegram, nel quale ci può essere una discussione più agile. Vi dico che il gruppo Telegram, in pratica, una volta che ci si iscrive, si viene invitati a quello ufficiale, in modo da evitare ingressi elevati di spam sul gruppo. E questi sono i miei contatti. Adesso vi copio anche in chat il link di questa presentazione che potete sfogliare online, e blocco la condivisione dello schermo e vi ringrazio e lascio campo alle domande, interventi o curiosità. Sì, sicuramente, grazie Alessandro. Eccomi qua, ho appena copiato il link, adesso mi sulla chat della presentazione, adesso mi zittisco e vi ascolto. Guarda, sicuramente c'era Ferdinando che si era già prenotato in chat, poi non, magari darei la precedenza a lui, poi se c'è qualcun altro, certo, che vuole fare domande, chiederei magari di prenotarsi in chat, così magari facciamo a turno. Ho qua, ad esempio, grazie Francesca, che vuole intervenire, per cui magari prima Ferdi e poi andiamo con Stefano. Bene. No, stavi parlando praticamente di OpenStreetMap e i dati da Google Maps, ma in che misura è, diciamo, vietato prendere i dati da Google Maps? Dati come l'indirizzo, le... Ok, non so se si è interrotta la domanda, comunque quello che ho capito è, ho accennato a Google Maps e OpenStreetMap. Quello che dicevo è che le policy di utilizzo delle mappe di Google Maps, Google Earth, non permettono di estrarre informazioni per essere utilizzate per qualunque scopo. Per scopo personale uno può utilizzarle per farsi il suo percorso, la sua mappa, eccetera. Non si possono utilizzare in OpenStreetMap perché OpenStreetMap ha una licenza di un certo tipo che chiede a chiunque le riusi. Però dico, in che misura può essere coperto da licenza di Google Maps un dato come l'indirizzo di un posto? No, allora, hai ragione, se andiamo nel dettaglio sul tipo di licenza, non è che copre il dato dell'indirizzo. Quello che consiglio, l'indirizzo è anche un caso un po' particolare, però quello che consiglio è di inserire informazioni in cui si è sicuri di poter dire ok, lo inserite per conoscenza personale, per survey o da un dato che me lo permette di fare, da un dato aperto. È una questione, hai ragione Ferdinando, che potrebbe essere approfondita e anche dibattuta. In questo caso ho semplificato molto e è un consiglio in generale, insomma, di non utilizzare Google Maps per derivare informazioni. E sai benissimo. Scusa Alessandro, puoi ripetere? Almeno io ti stavo sentendo. E vuoi che ripeta cosa in particolare? No, non so se sono solo io, però io l'ultima risposta la sentivo un po' confusa, non l'ho sentita bene. Ok, riprovo allora. Ripetevo solamente che... E ora ti sente bene. Ok, ripetevo che sulla questione di poter assegnare un copyright a un indirizzo civico, eccetera, se volete si rende complessa la questione, però il consiglio in generale che volevo passare è quello di utilizzare come fonti per la propria mappatura in OpenStreetMap o dei dati che si sono rilevati direttamente o da fonti pubbliche, ma di non utilizzare dati che hanno dei vincoli di copyright. Sulle licenze, se volete, ancora più complicato, perché anche le licenze aperte, come
le Creative Commons con richieste di attribuzione hanno delle incompatibilità formali con la licenza di OpenStreetMap, ma non vorrei approfondire troppo questo aspetto, insomma. Va bene, grazie Sandro. Grazie Ferdi. Ok, c'era Stefano che voleva intervenire, Stefano Campus. Ciao a tutti, ciao. E per chiudere un secondino la domanda di Ferdinando, forse posso aggiungere che effettivamente non stai prendendo da Google il tuo indirizzo, ma è già il frutto del loro lavoro e quindi non è un dato grezzo, ma è un dato già elaborato. Quindi di fatto il fatto che sia lì è già il frutto del loro lavoro, secondo me. Volevo chiedere ad Ale due cose più geografiche che magari però possono interessare anche chi comincerà, come me, a mettere dei punti. Volevo chiederti, hai spostato il negozio che conoscevi dentro il poligono o linea chiusa dell'edificio? Uno. La seconda domanda era, se io volessi aggiungere un indirizzo slegato da un negozio, quindi semplicemente sto mappando e so che Corso Inghilterra 17 è più o meno qui. Ho visto che l'hai spostato dal grafo, dall'asse stradale e l'hai messo da un'altra parte. Dove si devono mettere? In corrispondenza del bordo del poligono oppure sono proiettati sul grafo? Come si posizionano gli indirizzi per poi poter fare routing? No, questa è un'ottima domanda, Stefano, anzi mi ero segnato di accennare a questo aspetto durante la presentazione, quindi lo riprendo assolutamente volentieri. Allora, per consuetudine, almeno in Italia, dopo le consuetudini sono diverse, quindi anche i vari mappatori hanno delle modalità diverse di mappare, però per quanto ne so, per consuetudine un negozio viene mappato come un punto in corrispondenza di dove si trova sulla pianta vista dall'alto. Quindi in questo caso il negozio sicuramente non è in strada e quindi l'ho spostato all'interno dell'edificio che lo contiene. E si può, è consuetudine, assegnare l'indirizzo direttamente al point of interest che rappresenta il negozio. L'indirizzo singolo di solito si mappa indipendentemente, hai ragione, e in Italia, credo, non sono un esperto, ma credo che siano le regole di mappatura dei civici, si pone lì dove c'è la targhetta che indica l'indirizzo. Okay? Quindi, solitamente, sul bordo, quindi sulla linea del bordo dell'edificio, lì dove c'è la targhetta che indica l'indirizzo, perché quello fa riferimento. In giro per il mondo non è così, dipende dalle regole nazionali. Quindi, solitamente, si aggiunge un altro punto, l'avrei dovuto fare nell'esempio che ho fatto prima, si aggiunge un punto sul bordo dell'edificio dove all'interno c'è il negozio, in corrispondenza di dove c'è la porta, di dove c'è la targhetta, e si aggiungono i campi specifici relativi all'indirizzo, quindi la via e il numero, magari anche il CAP, la città. Viene suggerito di default dagli strumenti di editing, però questa è la modalità usuale. In caso, per esempio, di case singole dove c'è una recinzione esterna, se c'è il numero fuori, di solito si mette sulla recinzione, non sulla casa. Se vedete in altre situazioni, o negli Stati Uniti, non so, forse anche in Germania, spesso si associa il numero all'edificio stesso. In Italia no, lo si mette lì dove c'è la targhetta che indica l'edificio, l'indirizzo specifico. Quindi se il civico fosse già esistente, l'indirizzo come entità, se avrei dovuto prendere il negozio e spostarlo in corrispondenza dell'indirizzo, o è un'associazione poi tra virgolette topologica che il sistema fa da solo? No, quando si mappa un negozio, ripeto più chiaramente quello che dicevo prima, ha il suo punto indipendente. Se c'è un negozio all'interno dell'edificio, c'è un punto all'interno dell'edificio con le informazioni relative al negozio e anche l'indirizzo, se vogliamo, e c'è un punto sul bordo dell'edificio con l'indirizzo specifico. Quindi si separano le due informazioni solitamente, perché se cambia il proprietario, il tipo di attività, non vai a modificare il nodo che rappresenta l'indirizzo, ma
applichi la storia dei cambiamenti solamente al negozio che cambia nome, che cambia proprietà, che cambia orari, perché in OpenStreetMap ogni modifica è relativa all'elemento geografico, si può tracciare, cioè c'è la storia di tutte le modifiche, quindi la modifica dell'indirizzo, dell'informazione dell'indirizzo e per esempio del proprietario del negozio o degli orari di apertura, se rimangono separate è più facile tenerne traccia ed editarle. Grazie, chiarissimo, grazie. Allora Alessandro, io in coda ho una domanda da Francesco Ardini, Supercilum, e poi ho una domanda da Rossella, quindi andrei prima con Francesco e poi Rossella e anche Andrea Borruso. E poi c'è un'altra persona che credo si sia prenotata, che però non ha un nickname, e per cui adesso intanto andrei in ordine con Francesco, Rossella e Andrea, poi se c'è qualcun altro, se vuole scrivere in chat il suo nome, così me lo appunto. Sì, grazie. Allora, chiedo scusa se è una domanda che forse tratta un aspetto di OpenStreetMap che non è stato, diciamo, affrontato in questa presentazione, comunque molto interessante. Sulla ricerca nella casella di ricerca, io ho notato spesso che non funziona proprio benissimo, non sapere se è una cosa, se è un aspetto, diciamo, noto agli editor della comunità di OpenStreetMap, se si sta facendo qualcosa per migliorarlo o meno. Faccio un esempio, io cerco salita Santa Caterina Genova, non trova nessun risultato, perché è salita di Santa Caterina, e però capisco che non lo trovi se il quello corretto, però almeno dire è stato trovato questo elemento che potrebbe essere una cosa del genere, potrebbe essere. Certo, sì, la domanda la comprendo, e il problema è conosciuto, ed è un problema che non riguarda il dato in sé, ma come dicevi tu, lo strumento che è Nominatim, che permette di fare routing nell'interfaccia di default di OpenStreetMap, che è quella casella in alto a sinistra. Ci sono degli algoritmi di routing che si basano sui dati contenuti in OpenStreetMap, più performanti, con delle caratteristiche tecniche migliori, che quindi fanno, non so i termini precisi, ma che è una specie di inferenza, quindi indovinano meglio qual è l'indirizzo. Questo problema è noto, quindi anche se c'è via Giuseppe Garibaldi, se scrivi via Garibaldi spesso rischi che non te la trovi, perché devi scrivere il nome completo. Questo è molto limitante, soprattutto se si è abituati a cercare indirizzi in Google Maps, che li trova quasi senza che tu li scrivi. Si sta lavorando, è sicuramente un campo di miglioramento, però, ripeto, riguarda l'interfaccia di default. Credo che prima o poi si cambierà o si permetterà di utilizzare degli algoritmi diversi che già permettono di ricercare molto meglio l'informazione all'interno del database OpenStreetMap. Non so dirti la prospettiva, di solito bisogna giocare un po' con l'ordine o mettere o aggiungere con informazioni per trovare la via giusta. Confermo, non ho una soluzione, però è sicuramente uno dei problemi dell'interfaccia di OpenStreetMap, che lo rende un po' meno appealing di altre. Grazie. Ok, allora adesso dovrebbe esserci Rossella, poi c'è sempre Andrea, dopo Rossella abbiamo scoperto invece che l'ignoto era Daniele, quindi dopo Andrea è prenotato Daniele. Prego. Rossella, credo. Sì, Rossella, ci sei? Non so, non riesce a farti sentire. Vuoi scrivere, Rossella, la domanda, che la leggo io? È molto lunga. Magari allora intanto, Andrea, fai tu la tua domanda, così intanto Rossella ci scrive nella chat la sua e poi la leggo io. Inizio da ringraziarvi, dal saluto ad Alessandro per ringraziarlo.
due domande, una rapidissima sulla faccenda di poc'anzi dei negozi, quindi se non c'è né negozio né civico, essenzialmente devo mettere, diciamo, due pallini per semplificare, uno per il civico, uno per il negozio. E invece la seconda è un po' più larga, è una riflessione, volevo un parere da Alessandro. In casi come questo, legato ai negozi che fanno domicilio in questo momento legato al coronavirus, creiamo un'informazione che può essere molto utile per, appunto, creare la mappa della propria città con i negozi che fanno un servizio che in questo momento è molto utile. Stamattina ho fatto quasi 2 ore di fila al supermercato e sarebbe stato comodo pensare anche a una consegna a domicilio. Mi chiedo se io aggiungo oggi l'informazione su un negozio che io conosco, di cui ho letto delle informazioni ben chiare scritte sul sito di quel negozio, faccio bene a riferire questa informazione. Se domani cambio un'idea, io però non lo so. In situazioni critiche come queste, può sempre, come dire, è chiaro che è bene che non ci sia zero, ma ci siano delle informazioni. Però queste sono informazioni che forse richiederebbero un po' di più una certificazione di manutenzione. Che cosa ne pensi? So che non c'è la soluzione, ma in generale come tema, diciamo, è una riflessione, non è una provocazione. Grazie Andrea, tanto ti saluto molto volentieri anch'io. Penso che è la prima volta che ci sentiamo anche con la voce. Sì. Ascolta, no, sul primo punto sì, quindi se non c'è nulla, io metterei un punto all'interno dell'edificio per il negozio con le sue caratteristiche e un punto sull'ingresso dove c'è la traghetta, diciamo, del numero civico per il civico. Riguardo alla seconda domanda, che sì, è sicuramente più ampia, diciamo che un po' tutte le informazioni avrebbero bisogno di una garanzia di aggiornamento, di attenzione, di costanza nel controllo, perché anche i negozi stessi cambiano. Se è stato inserito 10 anni fa il nome di un negozio o indirizzo web, molto probabilmente potrebbe essere cambiato sia il tipo di negozio che il nome, che il proprietario, che tante altre cose. E su questo non c'è garanzia e dipende molto dalla presenza di una comunità nel territorio. E in questo caso hai ragione, è una situazione un po' più critica, un po' più specifica, e proprio per questo l'atteggiamento e i suggerimenti che sono arrivati adesso sono quelli di limitare l'editing a informazioni che sono certificate da qualcuno, quindi i siti dei comuni, di tracciarle in qualche modo, e mi verrebbe da dire che chi inserisce queste informazioni in questo contesto molto specifico si prende in autonomia, diciamo, la responsabilità di controllarle e di aggiornarle a fine emergenza. Questa è una regola, se vuoi, un po' ovvia e anche un po' ingenua, però credo che a livello di comunità, in questo caso, il tracciamento che sto cercando un po' di fare in autonomia, ma che si può coordinare anche meglio a livello di comunità italiana, sarebbe quello proprio di tenere traccia di dove e chi sta facendo degli edit specifici relativi al coronavirus, e in modo che alla fine dell'emergenza si possa ritornare ai valori precedenti, se è così che si deve fare, oppure semplicemente confermare le informazioni che sono state inserite. Personalmente, cioè in comuni piccoli, come quello dove vivo io, ho in mente già di dire ok, alla fine magari chiamo o quelli che conosco, anche che posso chiedere, mi fa piacere che rimanga il numero, eccetera. Con comuni più grandi, credo che un accordo o un contatto con il comune chiedendo è ancora valida questa lista, sì o no, e quindi delegare il comune anche con la sua autorità a dare informazioni di qualità relative a questi dati inseriti.
non è una risposta definitiva, ma diciamo che una consapevolezza sia di chi inserisce le informazioni, di tenerle aggiornate e di controllarle dopo, sia della comunità e con interazione anche verso i comuni, potrebbe coprire abbastanza bene queste esigenze. Grazie. Ok, allora nel frattempo Ross dovrebbe aver sistemato la questione del microfono, giusto Rossella? Confermo, mi sentite? Okay. Allora okay. Rossella, poi ci sono Daniele e Giulia e poi appunto magari chiuderei le domande, insomma perché mi sembra, non voglio smorzare il dialogo, ma non voglio neanche tenervi qua e tenere qua Alessandro tutto il pomeriggio, però comunque Alessandro ha lasciato la sua mail e poi vi diamo anche i nostri contatti qualora ci fosse qualche argomento che non siamo riusciti a coprire. Scusa Rossella, vai pure. Grazie. Io volevo fare una domanda veloce sui civici. Nella mia città esistono i civici neri e i civici rossi. E quelli rossi, diciamo, sono legati ad attività commerciali, quindi supermercati, alimentari, fruttivendoli e farmacie. Esiste un modo per distinguerli in OpenStreetMap? Allora... Uno, cioè, non ho mai sentito questa differenza, quindi, ma lo dico da ignorante, nel senso non che, e quindi non so bene come gestirla. E penso che il civico debba essere comunque unico, magari una facilitazione visuale. E, se c'è una differenziazione, in teoria dovrebbe poter essere magari rintracciata dal tipo di attività connessa a quel civico. Però, guarda, non lo so assolutamente, non ho mai sentito questa differenziazione formale e in OpenStreetMap non l'ho mai incontrata, quindi per adesso posso dirti solo questo, no? Non lo so. Ok, grazie. Ok, Daniele, ci sei? Sì, mi sentite? A te la parola. Sì. Ok, innanzitutto ciao a tutti e grazie per... Il webinar è stato molto utile, anche se molte cose già le conoscevo, però fa sempre piacere imparare qualcosa di nuovo. Io volevo chiedere una curiosità e poi anche una cosa, magari forse anche un po' troppo avanzata, però anche quella è un'altra curiosità. La prima è questa: visto che esistono già tra le vestizioni di base, diciamo, una mappa dei trasporti e una mappa umanitaria, se magari non sia il caso per questa emergenza arricchire una delle due o farne una nuova in cui vengono evidenziati tutti quei servizi che fanno ad esempio consegna a domicilio o la presenza di farmacie o tutto quello che può essere utile per questa emergenza. Mentre la seconda domanda, curiosità più che altro, utilizzo... Adesso ultimamente un po' meno, però ho utilizzato i dati di OpenStreetMap per fare analisi sui tracciati stradali. Mi occupo di cartografia, quindi utilizzo molto questi dati. E uno dei problemi che incontro sempre è quello che le strade non finiscono negli incroci, per cui spesso devo fare questa correzione, perché altrimenti poi le analisi che faccio non sono veritiere. E quando mi capita di mappare su OpenStreetMap, una correzione che faccio sempre, insomma, quando mi ci trovo la faccio. E vorrei sapere se c'è un modo in automatico per ottenere questi dati, soprattutto dei reticoli stradali tagliati, interrotti in corrispondenza dei nodi. Grazie. Ok, grazie Daniele. Allora, riguardo al primo elemento, esistono vari flavor, varie tipologie di mappe, di rappresentazioni, come dicevo all'inizio, di OpenStreetMap, e potenzialmente si potrebbe creare, come c'è una mappa che evidenzia gli elementi all'interno di OpenStreetMap relativi a supporto umanitario, come dicevi tu, ci potrebbe anche essere una mappa che rappresenti tutte le informazioni relative al coronavirus.
è più complesso perché non è standardizzato il tipo di informazione, oppure quella del delivery, ecco, si potrebbe fare, si può fare, se qualcuno ha le capacità, ha un server che permetta di caricare i tile, eccetera, si può fare, si fa, ed è un supporto utile. Ci sono varie mappe che fanno vedere cose diverse. Quella dei delivery è probabilmente da qualche parte c'è la possibilità di attivare che sia una cosa molto specifica, e quindi forse più che a livello italiano globale è giusto anche tenere traccia a livello locale di quello che si sta aggiungendo, proprio perché la fonte dati principalmente è quella delle amministrazioni locali. Non so se ho risposto in tutto e per tutto. Comunque, riguardo al secondo, invece, i tracciati stradali, cioè se delle strade che si incrociano non condividono un nodo, c'è un problema topologico ed è giusto correggerlo. Quindi OpenStreetMap prevede che le strade finiscono nella realtà, e quindi è giusto che ci sia un punto che non continua. E se incrociano altre strade o si intersecano con altre strade, dovrebbe esserci un nodo comune.